Ciao ragazze, allora in questo video volevo farvi vedere un po' come applico io la terra e il bronzer, quindi diciamo un po' il contouring. Anche se a dire il vero io il contouring più che per scolpire il viso lo faccio per dare alla pelle un effetto abbronzato, quindi per andare a dare un po' di colorito, soprattutto adesso d'inverno che cominciamo a diventare bianchicce, palide, c'è questo pallore sul nostro viso. Mi piace tantissimo dare questo effetto abbronzato, questo effetto glow. E infatti ho iniziato a fare il contouring guardando un po' di foto di Jennifer Lopez e Kim Kardashian. Voi sapete che io adoro Jennifer Lopez e adoro il suo truccatore che è Scott Barnes e a volte Mary Ronker, sono due truccatori bravissimi ed entrambi sono noti per la base, per l'incarnato. Infatti se vedete Jennifer Lopez ha un incarnato favoloso, ha questo effetto glow, questo viso sempre abbronzato, questa pelle luminosa. E in questo video appunto volevo farvi vedere un po' come ottenere questo risultato. Allora, la prima cosa che faccio prima di mettere la terra, che consiglio anche voi, è di assicurarmi di avere la pelle asciutta. Ora, io sul viso ho sulla crema idratante e il fondotinta, quindi la mia pelle non è proprio asciutta. Quindi cosa faccio? Prendo una cipria, possibilmente trasparente, così non andiamo ad alterare il tono della nostra pelle che abbiamo ottenuto col fondotinta, e lo vado ad aprire e appunto ad applicare sul viso per cercare di rendere la pelle opaca e meno lucida, perché più che lucida vogliamo la pelle luminosa, luminosa e ovviamente un po' abbronzata, no? Non palida. Quindi ne metto poca poca, ne basta pochissima di solito di queste cipre. Dopo aver reso la pelle asciutta, andiamo quindi ad applicare la terra. Io in questo periodo, ma in realtà cambio spesso, sto utilizzando questa terra della L'Oreal. La cosa importante delle terre, ce ne sono tantissime in giro, terre bronzer, e che appunto non deve essere troppo aranciata e non deve essere neanche troppo scura, quindi state attente a quando scegliete la terra, quindi guardate un po' qual è il vostro tono della pelle, non sceglietela né troppo aranciata né troppo scura. Dopodiché vado a prendere un pennello come questo, bello angolato, perché aiuta tantissimo ad applicare la terra, a scolpire il viso nel modo giusto rispetto a un pennello insomma che non è angolato. E prima di metterlo sul viso, o sbatto il pennello in questo modo, di modo che il prodotto in eccesso vada via e non mi rimangano queste chiazze di colore, oppure cerco di stemperarlo un po' sulla mano. E vado ad applicarla qui sotto, vedete qui sull'osso, cercando di amalgamarla bene col fondotinta, quindi di lavorarla un po'. Vedete come aiuta a scolpire, dà questo colore al viso. E poi salgo sulle tempie. Sulla fronte. E sto piuttosto in alto, quindi non vengo troppo giù. Io spero che voi riusciate a vedere il risultato rispetto all'inizio. Quindi passo di nuovo sulla tempia e ancora qui giù sull'osso. Faccio proprio una linea diagonale. E potete aiutarvi facendo la bocca da pesciolino.
E io con la terra mi fermo qui, non vado a metterla sul naso, qui sotto, sul mento, dipende un po' dalla forma del viso e dai vostri gusti. A me piace molto questo come risultato. Dopo aver messo la terra, vado a mettere l'illuminante, perché un'altra cosa che io adoro di Jennifer Lopez, e anzi leggevano, ieri stavo guardando una sua video intervista in cui diceva che il suo incarnato glow luminoso, questo effetto abbronzato che ha lei, è super invidiato a Hollywood, da tutte le dive, e tutte cercano un po' di scopiazzarla, di avere l'incarnato che ha lei. E una delle cose più belle del suo incarnato è questa pelle luminosissima, che sembra sana, sembra fresca. E io di solito, per avere un effetto di questo tipo, utilizzo l'illuminante. Voi ormai sapete che il mio illuminante preferito è Hush della MAC, che in realtà, appunto, come vi ho detto altre volte, è un cream color base, però è perfetto da utilizzare anche come illuminante. E l'illuminante di solito lo si mette qui su questo osso. A me, più che metterlo sull'osso, invece mi piace metterlo proprio qui sulle guance, perché adesso vedrete il risultato che dà. Va a illuminare tantissimo le guance, e anche il blush diventa luminosissimo ed è molto molto bello come effetto, secondo me. Ovviamente, volendo, possiamo portarlo un po' su, però cerco di concentrarmi sempre sulle guance. Comunque, di illuminanti ce ne sono tantissimi. Non tutti sono validi, perché tanti contengono troppi glitterini, troppo brillantini, quindi l'effetto tende ad essere, più che naturale, tende ad essere un po' artificiale, no? Esagerato. Io con questo mi trovo bene proprio perché l'effetto è molto naturale. E quindi lo metto così. E vedete che già lui da solo ha colorato tantissimo le guance, no? Cioè, prima di mettere il blush, sono belle colorate. E poi vado a mettere il blush. Io utilizzerò questo della MAC, si chiama Love Joy ed è molto luminoso come blush. Anch'io come voi non amo i glitter sulle tere e sui blush, però ci sono tantissimi blush come questo, ad esempio, che contengono dei micro 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 brillantini che lo rendono giusto luminoso senza però dare un effetto esagerato o artificiale. Quindi state attenti anche nella scelta, appunto, delle tere, dei blush che non abbiano dei glitter, ma che comunque siano belli luminosi, se volete, appunto, ottenere un effetto glow, un effetto luminoso. E lo vado a mettere sulle guance, portandolo verso le tempie. Questo quindi è il risultato finale. Per ottenere un effetto luminoso potete aiutarvi anche con dei prodotti cremosi. L'unica cosa, l'unico, diciamo, problema per quanto riguarda i prodotti cremosi è che bisogna stare un po' attenti al proprio tipo di pelle, perché se avete la pelle secca, ovviamente un prodotto cremoso è meglio di un prodotto in polvere, però c'è il rischio che vi lasci delle macchie di colore, delle chiazze di colore. Se invece avete la pelle grassa, rischiate con il prodotto cremoso di far sembrare i vostri pori ancora più dilatati. Quindi state sempre un po' attenti nella scelta dei bronzer, nella scelta dei blush, perché vanno veramente a rovinare l'incarnato. Questo quindi era il video, spero di esservi stata utile. Io vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!